Benvenuti ragazzi, nuova emulazione tattica dal vostro Magico Monta. E per oggi facciamo una pausa da Lancelotti History per parlare della rivelazione in Bundesliga oggi che sta, diciamo, non dico fregando, tra virgolette, le copertine al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, ma diciamo vanno quasi di pari passo. Perché lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß sta facendo veramente veramente bene, calcolando il fatto che l'anno scorso si è salvata ai playoff. Quindi, detto questo, andiamo a vedere l'analisi tattica del mister, che varia molti ruoli, molti moduli, mai perdendo la sua identità e il suo stile, però si basa molto sull'avversario, alternando dei moduli. Noi ne andremo a vedere tre, che poi voi potrete anche comunque due, per esempio, modificarli in altri due moduli che usa, perché di solito alterna tre moduli base, poi modificandoli un po'. Poi adesso andremo a vedere, non anticipiamo niente, facciamo solo una piccola premessa, dove ricordo che il download tramite Sublook non è nessun virus, nessun abbonamento a pagamento, nessuno spam, niente, è solo un rindirizzamento al mio canale YouTube, dove basterà iscriversi gratuitamente per scaricare sempre gratuitamente la tattica dal link che vi si sbloccherà da Mediafire. Detto questo, vediamo l'analisi tattica sul mio sito magicomontafootballmanager.it, dove basterà andare dalla home page sui nostri lavori Football Manager 24 emulazioni tattiche. Troverete tutte le mie emulazioni tattiche, come andando sulle mie carriere andremo a vedere le mie carriere che porto in live. Detto questo, iniziamo con una piccola introduzione. La Bundesliga è da sempre uno dei campionati più monotoni d'Europa, nonostante ogni anno sforni però grandi talenti. Il Bayern Monaco ne fa da padrone da moltissimi anni, ma nelle ultime stagioni qualcosa sembra stia cambiando. Nella scorsa stagione, il Borussia Dortmund ha regalato il campionato ai bavaresi all'ultima giornata, perdendo in casa contro un avversario che non aveva più niente da chiedere alla stagione, ma mai come quest'anno potrebbe esserci un nuovo campione. Su tutti l'imbattuto Bayer Leverkusen e Xabi Alonso, dove ragazzi basterà pigiare qua, cliccare qua per andare a vedere la mia emulazione tattica del Bayer di Xabi Alonso, ma anche lo Stoccarda di Sebastian Hoeneß non scherza. La squadra del Baden-Württemberg, dopo essersi salvata agli spareggi la scorsa stagione, viaggia in pianta stabile nei primi quattro posti della Bundesliga. Il merito è senza dubbio dell'ex tecnico dell'Hoffenheim, che ha saputo valorizzare il materiale a disposizione. 19 gol in 15 partite per Guirassy, per esempio, e Fuchrich, che in carriera aveva realizzato al massimo 5 gol e 2 assist, in questa stagione è già a quota 7 e 6, così come Terzini, per esempio. Mittelstadt, retrocesso con l'Hertha Berlino nella scorsa stagione, aveva chiuso con un massimo di 5 assist in un'intera annata e quest'anno è già a quota 3, come l'altro terzino Stenzel, già a 3 assist in 16 partite, a differenza del suo record che è di 1 la stagione, per esempio. Oltre anche gol segnati appunto da questi, dai terzini. Ora ho fatto due esempi, ma si può parlare di Wagnoman, eccetera, cioè qualunque terzino. I suddetti dati valgono ovviamente per le stagioni in Bundesliga, non valgono le stagioni in Bundesliga 2 o inferiori. Pur prediligendo il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1, si evince una grande versatilità da parte del tecnico tedesco. La strategia di gioco e l'avversario affrontato influiscono sullo schieramento di partenza. In questi articoli infatti esamineremo e creeremo le emulazioni tattiche in Football Manager. Anche qui ragazzi basterà cliccare qua e andremo a tutte le mie emulazioni che vi dicevo prima, dei due moduli suddetti e del 4-4-2, modulo usato anch'esso in questa stagione. Quindi partiamo ad esaminarli con la costruzione. Per quanto riguarda la costruzione è molto similare per quanto riguarda il 4-2-3-1 e il 4-4-2, con un 4-2 che si viene a formare con i centrocampisti che vengono incontro, come vediamo qua sotto. Nel 3-4-2-1 o 3-4-3, che è in base alla posizione di uomini dietro la punta di partenza, ecco perché vi dico che già un altro modulo si può trovare, perché a volte i due uomini dietro la punta sono stretti, partono stretti, a volte partono larghi, con un 3-4-3, con due esterni larghi. Quindi quello poi vedete voi, proprio come vede
il mister. Stesso discorso vi posso dire del 4-2-3-1 e 4-4-2. Spesso a volte è partito con un 4-5-1, dove basterà, scusate, con un 4-4-1-1, dove per esempio dal 4-2-3-1 basterà abbassare le ali invertite sulla linea centrocampisti e abbiamo il 4-4-1-1 del nostro mister. O per esempio il 4-4-2, a volte può diventare 4-2-4, eccetera. Quello vedete poi voi in base a quello che avete in rosa, eccetera. Tanto non cambia lo stile, non cambia le impostazioni, cambia solo le posizioni di partenza dei calciatori. Quindi dicevamo, si forma un 3 più 1 in questo caso, con i due braccetti che si allargano e un centrocampista che viene incontro. In questo modulo i due terzini partono subito alti per far posto appunto ai due braccetti, bravi tecnicamente. Basti pensare che ai tempi dell'Hoffenheim erano due centrocampisti a ricoprire quei ruoli. Qui sotto infatti vediamo i due centrocampisti incontro, i due braccetti larghi come centrale e portatore di palla e due terzini altissimi già come se fossero ali vere e proprie. Sviluppo. Lo sviluppo è facile intuire i discorsi fatti nella presentazione sulle fasce, con le catene formate da braccetto, terzino e trequartista. Nel 4-4-2 e nel 4-2-3-1 ovviamente si parla di catene con gli esterni e sovrapposizioni con gli esterni offensivi. Qui sotto vediamo lo sviluppo nel 3-4-2-1 con la punta che allarga per lo sviluppo appunto sulle fasce dei nostri terzini, quindi andiamo alti da entrambe le parti. I due centrocampisti restano in copertura seppur partecipando in modo attivo allo sviluppo, come vediamo sempre da queste immagini. I due uomini dietro le punte in questo momento si dividono gli spazi con il centrocampista offensivo che staziona nella tre quarti mentre l'attaccante di sostegno si allinea alla punta. Per i moduli 4-2-3-1 e 4-4-2, in questa fase vedremo gli esterni stretti e la sovrapposizione dei terzini, come vediamo bene in questa immagine con l'esterno Skov che si va a stringere per la sovrapposizione dei terzini larghi. Finalizzazione. La finalizzazione della manovra avviene in molti modi. La prima è il recupero immediato del pallone e rapida verticalizzazione, quindi questo già ci dà un'idea del nostro stile di gioco. Un altro sono i cross dalle fasce e l'ultimo è l'inserimento centrale tramite scambi tra i tre uomini offensivi. Qui sopra vediamo un esempio di cross per il nostro attaccante. Nel 4-3-1-4-2 vedremo anche la chiusura dell'azione degli esterni offensivi. Qui sotto vediamo un esempio appunto di chiusura del tiro di Bult del nostro esterno offensivo. Da quest'altra parte vediamo sempre un cross del nostro terzino. Fase di non possesso. L'obiettivo primario dello stoccarda è quello di non far ragionare il portatore avversario già dalla prima costruzione e chiudere tutte le linee di passaggio cercando di indirizzare la manovra avversaria sull'esterno del campo, schierandosi con un 3-3-1-3. Vediamo infatti l'esempio di pressing alto con un 3, poi un centrocampista allineato ai due terzini, un centrocampista un po' più alto sulla tre quarti e i tre uomini offensivi allineati davanti a chiudere appunto le linee di passaggio centrali per dare sbocco solo all'esterno. Da quest'altra parte invece vediamo quando ci abbassiamo nella nostra metà campo i terzini si allineano ai difensori formando una linea 5, poi restano i due centrocampisti e i due uomini dietro la punta che vengono a aiutare la difesa. In smarcamento preventivo davanti resta solo la punta. Nel caso di modulo 4-4-2-4-2-3-1, lo schieramento in pressing alto sarà un 4-2-4 o lo stesso 4-2-3-1. Quindi, detto questo, ragazzi, andiamo a scoprire i nostri moduli in Football Manager. Partiamo dal 4, scusate, dal 3-4-2-1 dello Stoccarda, con stile tattico di agio in press e mentalità positiva. Possesso, l'ampiezza è abbastanza larga, si parte palla a terra dalla difesa. Si gioca la palla negli spazi, i cross sono tesi, i passaggi sono poco più diretti con un ritmo alto, dando più creatività ai nostri giocatori. In transizione si fa pressing a tutto campo e si va in contropiede. Fase di non possesso, la difesa è più alta con un pressing alto al massimo, così come l'intensità di pressing, si impedisce passaggi corti al portiere, la linea difensiva è più alta. Andiamo a vedere i nostri ruoli con un portiere libero supporto. Difensore centrale è un difensore che imposta, i braccetti sono due braccetti supporto. I terzini sono due esterni, attacco. Esterni completi, attacco.
Centralmente abbiamo due giocatori che restano in copertura, ma danno man forte comunque all'azione. Qui uno è più di mente, l'altro più di gamba, quindi un incontrista e un regista arretrato. Davanti abbiamo Millot, un centrocampista offensivo supporto, e un attaccante di supporto, Fullrich. Davanti abbiamo Guirassy, un attaccante che pressa. Per esempio, per i moduli che dicevamo 3-4-3, basterà allargare questi due uomini spostandoli ali invertite. E abbiamo anche il nostro 3-4-3 dello Stoccarda. Andiamo a vedere un video che dice tutto del nostro stile di gioco e della nostra tattica. Questo, ragazzi, è un esempio di un gol fatto niente di meno che contro il Bayern Monaco nella bella vittoria per 2-0. Rivediamo la costruzione, i passaggi poco più diretti con un ritmo veloce, sviluppo sulle fasce, va sul fondo, cross centrale e gol della nostra punta. Quindi abbiamo visto tutto quello che c'è da vedere di questa tattica in una sola azione. Detto questo, andiamo a vedere il test con questa tattica. Ovviamente poi andremo a vedere anche gli altri moduli con gli altri test. Test, come vi dico sempre, e dopo ci sarà un esempio quando andremo a vedere con il Salisburgo l'emulazione, la prova con il 4-4-2, perché dico sempre questo, che non gestisco le infelicità, non gestisco mercato, non gestisco allenamenti, calci piazzati, niente, gioco solo la partita, come va, va. Anche lo svolgimento della partita, della serie, come vedremo dopo, se vinco 1-0 al 90esimo non cambio e rischio la beffa. Poi dopo vedremo, però per dirvi, testo solamente la tattica per tutti i 90 minuti o quanti sono più recupero, senza toccare né se vinco 5-0 né se perdo 5-0. Partiamo il primo turno di Elfpokal, vinciamo sia 1, poi partiamo in Bundesliga con pareggio con il Bochum e la sconfitta 4-1 in Lipsia, poi 5-2 con il Friburgo, 1-0 Magonza, poi perdiamo con Colonia e Wolfsburg, poi 2-0 con l'Unione Berlino, 3-1 con l'Hoffenheim, poi perdiamo in DFB Pokal contro il Colonia. Poi ripartiamo bene in Bundesliga pareggiando con l'Heidenheim, vincendo 2-0 con il Borussia Dortmund, poi via altre belle vittorie, 3-0 Werder Bremen, 2-0 Bayer Leverkusen, poi perdiamo 3-0 nel Bayern Monaco che ci può stare, poi 3-2 con l'altro Borussia, poi 3-1 Bochum, perdiamo di nuovo con Lipsia e Friburgo, poi buon filotto di risultati utili consecutivi, mese di marzo non perdiamo mai, mese di aprile uguale, addirittura vinciamo di nuovo 3-1 con Leverkusen e pareggiamo 0-0 con il Borussia, vinciamo 2-0 con l'Eintracht, poi finale di stagione 2-0 con il Bayern Monaco, perdiamo con l'Augsburg e vinciamo 3-2 con il Borussia Mönchengladbach, il che significa che chiudiamo il campionato di Bundesliga al secondo posto, addirittura avanti al Bayern Monaco. Lipsia, campionato strepitoso, 72 punti, ha vinto il campionato, noi 64, Bayern 62, 19 vittorie, 7 pareggi, 8 sconfitte, 59 gol fatti, 45 subiti, il che significa che siamo il secondo miglior attacco dietro a Lipsia, quindi abbiamo fatto anche più gol del Bayern Monaco. Per quanto riguarda i subiti, non è il nostro forte, ma perché non è il forte nemmeno dello Stoccarda. Nella realtà è infatti un punto debole perché un pressing alto, difensori più bravi tecnicamente che bravi a difendere, eccetera, sono anche nella realtà un fattore positivo in fase di possesso, ma un fattore rischioso in fase di non possesso. Infatti, anche nella realtà rischia le grandi e belle vittorie come le grandi imbarcate. Vediamo ultimamente le 5 gol subiti infatti contro il Lipsia. Per quanto riguarda i giocatori, invece, Guirassy è il nostro, è il capocannoniere del campionato con 25 gol fatti. Per gli assist, il nostro primo uomo è appunto il terzino destro Wagnoman con 8. Di Elfpokal siamo usciti subito, quindi quasi inutile andare a vedere. Per quanto riguarda invece i risultati totali dei nostri calciatori, Guirassy è il capocannoniere nostro anche con 25 gol e 2 assist, poi Fullrich 6-3, Haraguchi 5-3,
Ulrich 4-4, così via tutti gli altri a livello di gol, mentre a livello di assist bene anche Wagnoman con 8, Mittelstadt con 5 e via via tutti gli altri. Vedete quanta varietà comunque di assist che c'è, non vengono fatti solo da uno. Altri dati che possiamo andare a vedere, sempre in Bundesliga, la media è di 1,74 gol a partita con XG di 1,62. Vedete, infatti, livello difensivo non ottimo, come appunto la realtà. Gol subiti 1,32 a partita con XG concesso di 1,24. Andiamo a vedere adesso quindi il 4-4-2 dello Stoccarda di Jones, testato con l'Hoffenheim, nello stesso save, ragazzi. Infatti, vi faccio vedere, per esempio, che vediamo se trovo lo Stoccarda. È lo stesso calendario. Infatti, se guardate, le ultime partite sono con Bayern Monaco, Augsburg e Mönchengladbach. Cambiano i risultati perché non abbiamo giocato noi. Lo Stoccarda era libero e noi abbiamo giocato con l'Hoffenheim. Dopo andremo a vedere i risultati. Per quanto riguarda i ruoli, abbiamo libero, portiere libero. Scusate, partiamo dalle impostazioni di squadra, che è lo stesso stile di gioco di agio impresso. Mentalità positiva, in fase di possesso cambia solo qui già dalla fase di costruzione, diciamo di andare direttamente sulle fasce, per il resto non cambia niente. A livello di terzini uguale non cambia niente, sono due esterni attacco, nei difensori sono due difensori centrali classici, due centrocampisti non cambiano, gli esterni sono ali invertite. Davanti abbiamo, oltre all'attaccante che presta di prima, aggiungiamo un centravanti. Quindi andiamo a vedere i risultati. Stesso discorso di prima che vi dicevo, di come testo le tattiche. Ok, partiamo con la vittoria in DFB Pokal, poi vinciamo 4-1 col Friburgo, sconfitta con l'Aidem, poi 2-0 Wolfsburg, poi perdiamo 4-3 con il Colonia, poi 4-1 in Berlino, 2-1 Borussia Dortmund, 2-2 contro il Werder Bremen, poi 4-3 con l'Eintracht, 6-3 con lo Stoccarda. Infatti già qui vedete il risultato diverso in confronto a prima. Poi perdiamo al secondo turno, anche qui, col San Paoli ai calci di rigore, poi bel 4-2 con Leverkusen, 4-2 col Magonza, 3-1 con l'altro Borussia, poi perdiamo 4-0 con l'Ipsia e 4-1 col Bayern Monaco, che ci può stare. Poi ancora vittorie complete nel mese di febbraio, dove pareggiamo anche con il Borussia Dortmund, poi 6-0 con il Werder Brema, 3-2 e 3-2 con Eintracht Stoccarda, poi perdiamo con il Leverkusen 3-0. Poi altri buoni risultati in Bundesliga, li perdiamo con Bayern Monaco e con Lipsia e vinciamo con il Darmstadt. Quindi concludiamo la stagione al terzo posto, a parte anche qui vince Lipsia, questa volta però pari con il Bayern Monaco, mentre noi chiudiamo al terzo posto con 65 punti. Secondo miglior attacco a un solo gol dall'Lipsia. Anche qui, livello difensivo, non siamo ottimi, come è giusto che sia. Livello di risultati di giocatori in Bundesliga, il cannoniere Timo Werner con 18, poi abbiamo Butler, il nostro uomo, a 18 gol al secondo posto, e Weghorst al quarto posto con 16 gol. Per quanto riguarda gli assist, abbiamo l'esterno Skov con 13. Per Andiamo a vedere i risultati totali dei nostri calciatori. Butler e Weghorst chiudono con 18 gol, 7 assist, poi il primo, visto che è anche un esterno, e 3 Weghorst. Kramaric 10-5, poi vabbè, 6 gol del difensore Kabak, poi 6 Skov, anche bene gli assist 14, poi via via tutti gli altri. Per gli assist bene anche il terzino Marco John con 8 e l'altro terzino con 7, Kabarabek, e così via poi tutti gli altri. Anche qui possiamo vedere dei dati di Bundesliga. Chiudiamo con una media di 2,29 gol fatti a partita, un XG di 1,84. Difensivamente sempre come prima, 1,16 di gol subiti, 65 gol subiti, 1,57 XG concessi. Altra tattica usata, modulo usato, schema usato dal nostro Stoccarda è il 4-2-3-1 che ho testato nel Salisburgo.
Perché nel Salisburgo? Perché testare un'altra volta in Bundesliga non mi, non, cioè non mi sembrava il caso, ho voluto provare, però restare sempre nella scuola, tra virgolette, Red Bull. Quindi le impostazioni sono le solite, del 4-4-2. Cambia solamente la punta che resta una con attaccante che pressa e il centrocampista, dietro le punte c'è un centrocampista offensivo supporto. Alle ali, oltre ad aver l'Azzaki da centrocampo alla tre quarti, gli diciamo di andare avanti appena possibile, giocando stretto e correndo più rischi. Andiamo a vedere la stagione. In OFB Cup vinciamo subito la prima partita, poi inizia la Bundesliga austriaca, dove pareggiamo le partite, poi tutte vittorie. Champions League, siamo nel girone con Celtic, Napoli e Real Madrid. È qui che a me interessava, tra virgolette, perché col Salisburgo, tra virgolette, vincere il campionato, anche se bene come lo potremo vincere, è la Champions League che farà da misuratore di livello tattico. Pareggiamo 2-2 con il Celtic, poi passiamo il turno in Coppa, ancora vittoria in campionato, facciamo 0-0 con il Napoli in trasferta, poi perdiamo, come giusto che sia, tra virgolette, le due partite con il Real Madrid, 3-0 in trasferta e 2-1 in casa, quindi ce la siamo anche giocata, poi ancora tutte vittorie nelle coppe, insomma, nelle mura della nostra nazione, prima sconfitta il 2 di dicembre, 2-1, però in Champions League vinciamo le due partite decisive 3-0 con il Celtic e 3-0 con il Napoli, il che significa che passiamo il turno al secondo posto insieme al Real Madrid. Quindi già questo è un risultato positivo, ma non sono finite qui le sorprese in Champions League, perché poi andremo a vedere perché ci tocca il Bayern. Facciamo 2-2 in casa, poi vi faccio vedere cosa è successo qui quando vi dico il discorso del non gestire la partita, cioè nel senso giocare con quella tattica. Prima ci hanno annullato un gol al 37esimo, all'84esimo siamo andati in vantaggio con Camerì. Secondo voi, in una carriera normale, all'84esimo segno con il Bayern Monaco, un ottavo di finale di Champions League, mi metto giocando alla 5-5-5, come direbbe Lorenzo Canà. Cioè, per farvi capire, mi sarei un pochino più difeso, invece sono rimasto 4-2-3-1, sono rimasto con un pressing alto, sono rimasto con gli esterni alti, eccetera, eccetera. E infatti all'88esimo abbiamo preso il pareggio e poi abbiamo perso 4-1 alla fine, l'imbarcata nei supplementari. Ma credetemi, se fosse stata una carriera normale, avremmo eliminato il Bayern. Detto questo, proseguiamo con la Bundesliga e con la Coppa, dove vinciamo tutte le partite. Inizia il gruppo Scudetto, dove perdiamo solo due partite, una con l'ASC e l'ultima con Rapid Vienna, ma avevamo già vinto il campionato, come vedremo. Poi chiudiamo con un 5-0, 6-0, 4-0 e la vittoria 3-0 con il Wolfsberg della finale della Coppa. Come dicevamo, il campionato abbiamo chiuso con campionato classico, cioè il girone classico a 55 punti, una sola sconfitta, 60 gol fatti, 16 subiti. Gruppo Scudetto lo finiamo con 51 punti. Sinceramente, ragazzi, non so bene come funzioni il discorso del gruppo Scudetto, cioè di quanti punti ti riporti dietro, eccetera, eccetera. Comunque, chiudiamo qui con 90 gol fatti e 27 subiti, il che, per farla breve, vinciamo il campionato comunque. Chiudiamo con 90 gol in 32 partite, quindi una media punti di 1,59. Tiri subiti a partita siamo al secondo posto, tiri effettuati al primo posto, il doppio degli altri. Possesso palla siamo al 55%, anche qui difensivamente, come vedete, meglio, ma perché si tratta comunque di una squadra nettamente superiore agli altri, però non siamo la miglior difesa, siamo al secondo posto, come per i clean sheet. Per quanto riguarda i giocatori, il cannoniere è il nostro esterno, anche qui Kjærgaard con 24 gol e poi la punta Konaté con 20 per gli assist, sempre Kjærgaard, poi il terzino Dedic e Forsson, l'altro esterno, poi Susic e anche Bidstrup. In Champions League, vediamo a quanti gol abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso al 17esimo posto con 12 gol in 8 partite. Comunque non male.
Vediamo se abbiamo anche qualche cannoniere, perché non ricordo benissimo tutto a memoria. No, non ne abbiamo nei primi. Quindi chiudiamo con i risultati cioè, totali dei nostri calciatori. Kiergaard chiude con 32 gol e 11 assist, Konaté 23 e 0 assist, Glouk 13 gol e 6 assist, Forsson 8-13, Pavlovic 7-2 e così via tutti gli altri. Per gli assist, bene anche Susic, Bilstrup e i terzini, Ulmer, lo stesso che dicevamo prima, Glouk, Terzic, l'altro terzino, e così via tutti gli altri. Sempre a livello tattico, quando dicevo che comunque a volte gioca anche 4-4-1-1, basterà abbassare le ali invertite. Così, e abbiamo il nostro 4-4-1-1, sempre dello Stoccarda. Quindi 5 moduli in un video, ragazzi, vi ho regalato. Detto questo, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo, anche di questo video, di questa emulazione per quanto riguarda la versione italiana, che consiglio sempre anche per chi non è italiano di guardarlo con i sottotitoli, perché come vedete è molto 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 più dettagliata. Adesso andremo a vedere la versione inglese, però andremo a vedere una breve analisi tattica, le tre tattiche, i tre moduli e ruoli in inglese e i risultati. For tactical analysis, you can visit my website magicalmontafootballmanager.it construction. As far as the construction is concerned, it is very similar regarding the 4-2-3-1 and 4-4-2, with a 4 plus 2 that is formed with the midfielders that I come towards. In the 3-4-2-1 or 3-4-3, based on the position of the two men behind the starting striker, a 3 plus 1 is formed with the two arms widening and a midfielder coming forward. In this formation, the two fullbacks immediately start high up to make room for the two technically good arm players. Just think that. At the time of Hoffenheim, there were two midfielders who covered those roles. Development. The development, as can easily be understood from the discussions made in the presentation, is on the flanks, with the chains formed by arm back and attacking midfielder. In 4-4-2 and 4-2-3-1, we are obviously talking about an attacking winger. The two midfielders remain in coverage, although actively participating in development. The two men behind the strikers are currently sharing spaces with the attacking midfielder stationed in the three quarters, while the support attacker lines up with the striker. For the 4-2-3-1 and 4-4-2 formations in this phase, we will see the narrow wingers and the overlapping of the fullbacks. Finalization. The finalization of the maneuver occurs in many ways. The first is an immediate recovery of the ball and rapid verticalization. Another is crosses from the wings, and the last is the central insertion through exchanges between the three attacking men. In the 4-2-3-1 or 4-4-2, we will also see the closure of the attacking winger's action, non-possession phase. Stuttgart's primary objective is to not make the opponent's goalkeeper reason from the first construction and to close all the passing lines, trying to direct the opponent's maneuver to the outside of the pitch by lining up with a 3-3-1-3. In the case of the 4-4-2 or 4-2-3-1 formations, the high pressing formation will be 4-2-4 or 4-2-3-1. Results? Stoccarda. Secondo in Bundes, Hoffenheim terzo in Bundes, Salisburgo vinto Bundes e Coppa mentre in Champions usciti agli ottavi contro il Bayern ai supplementari. Greetings,
A hug and thanks from your magical Monta.